Bentornati ragazzi, buonasera a tutti, ribuonasera a tutti e finalmente possiamo parlare di Inter Torino. Ho voluto fare questo video a mente fredda così di Benevento Juventus, di Juventus Benevento, scusate. Invece adesso possiamo parlare dell'Inter. Bene sì, Inter Torino ragazzi, Inter Torino giocata a San Siro, un pareggio non ci è andata bene, un pareggio che secondo me fa più comodo al Torino che a noi. Ovvio, ovvio, guardando la partita è un pareggio meritato e è un pareggio che va bene sia per noi anche al Torino, è quello che voleva il Torino, diciamo. E vabbè, poi siamo riusciti a segnare, è già tanto se abbiamo fatto un gol perché il Torino era chiuso bene in difesa, però guardando il bicchiere mezzo pieno, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, gli anni scorsi queste partite non le vincevamo e non le pareggiavamo, magari le pareggiavamo, ma le pareggiavamo giocando male. Invece, bene o male, questa partita difficile, questa partita con queste squadre di media-bassa classifica, massimo rispetto per il Torino, vengono a San Siro e fanno la partita non per vincere, ma si chiudono in difesa, come noi contro il Napoli. Così è giusto che sia, come abbiamo fatto noi contro il Napoli. Quello, queste partite, queste squadre qua vengono per chiudersi in difesa, però negli anni scorsi, bene o male, si chiudevano talmente bene in difesa e non riuscivamo a fare niente, cioè magari facevamo 3.000 passaggi a centrocampo. Invece stavolta addirittura siamo riusciti a pareggiarlo, nonostante che loro, vabbè, il primo tiro, uno dei pochi tiri che hanno fatto, Iago Falchi, sono andati in vantaggio. Poi dopo, vabbè, noi abbiamo pareggiato con Eder. E poi è arrivata la traversa di Vecino. Se lì arrivava la traversa di Vecino, già ci eravamo caricati dopo il gol di Eder, e se quella traversa di Vecino entrava, secondo me potevamo portarla a casa, la vittoria. E invece, vabbè, non è andata così. Un pareggio che ci prendiamo questo punto. E i 3 punti veramente erano davvero difficili. Queste partite qua o le sblocchi subito come abbiamo fatto con la Sampdoria, se no è la fine. Poi vabbè, il portiere del Torino ha fatto dei miracoli, cioè ha parato. E poi che dire, Icardi era marcato, l'hanno marcato bene Icardi, perché se ormai vabbè, hanno capito che Icardi, bene o male, nell'area piccola di rigore è devastante. Lo marcano, ormai lo marcano stretto, è quello. Quindi che ci puoi fare? Che può fare Icardi? Che colpe ne ha se lo marcano stretto? È così, cioè, il gioco di Icardi è quello. E l'hanno capito, come anche contro il Verona. I due difensori del Verona hanno marcato Icardi. Poi vabbè, fortuna che, fortuna, Borcavallero è stato bravo a inserirsi. E lì Borca Valero ha segnato quello, però adesso i difensori lo marcano stretto Icardi, perché giustamente sanno che Icardi nell'area piccola è pericoloso e anzi è devastante Mauro Icardi. Poi che dire della partita? Vabbè, il Torino ha fatto la sua partita in difesa, vabbè, si è fatta anche vedere con dei tiri. Poi, vabbè, da noi, ripeto, Icardi era marcato stretto, più il primo tempo che il secondo. Belotti, per loro Belotti, vabbè, ha fatto una buona partita, Belotti si è anche guadagnato un fallo, così, però vabbè, non è uno dei migliori Belotti in questa partita. Poi, vabbè, anche un altro della partita che mi ricordo, bene o male, vabbè, il centrocampo va bene, Gagliardini, Vecino, Borca Valero hanno chiuso bene, anche Gagliardini oggi veramente, altra partita che Gagliardini mi è piaciuto. Io ho sempre criticato Gagliardini perché non è uno che tira, invece
Oggi veramente ha provato il tiro più di una volta, 3-4 volte Gagliardini ha provato il tiro e veramente sono contento perché io ho sempre detto, cazzo, perché non tira? Perché non tira? Ma io non vedo mai i nostri centrocampisti che fanno tiro, invece bene o male oggi Vecino ha fatto un tiro, traversa, Gagliardini ha fatto un tiro, uno alto, l'altro a fil di ha fatto la barba alla traversa, vabbè, ha fatto dei tiri Gagliardini e questo, anche Borca Valero, vabbè, sono stati bravi a chiudere bene, poi vabbè. E anche quando, anche nelle ripartenze, eravamo pericolosi nelle ripartenze, quando rubavamo palla al Torino, meno male il primo tempo siamo partiti bene, però se ti chiudi bene in difesa, che vuoi fare? Che ci vuoi fare se ti chiudi bene in difesa? È così, come noi contro il Napoli ci siamo chiusi bene in difesa, poi vabbè, non è che abbiamo messo il pullman davanti nella partita contro il Napoli, non abbiamo messo il pullman davanti, però bene o male siamo stati bravi a contenerli, e il Torino, diciamo che con noi è stato anche lui bravo a contenerci, hanno messo un'ottima marcatura sui Cardi. E poi, vabbè, d'altro, vabbè, hanno fatto entrare Derved, entra una punta in aria, Icardi non era da solo, perché se lì il primo tempo con la palla gli capitava Icardi, lì non c'era nessuno, Icardi magari doveva fare il tiro, e Icardi oggi non era al 100% delle condizioni, magari poteva sbagliarla, invece bene o male c'era Eder, e l'ha passata ad Eder, che Eder in aria, Spalletti gli ha fatto una giusta mossa, poi vabbè con Brozovic, purtroppo oggi Brozovic non era in giornata, ha sbagliato anche un lancio negli ultimi minuti in cui dovevamo cercare il 2-1, ha sbagliato un lancio che l'ha buttata fuori, voleva lanciare dall'altra parte del campo, ma invece è andata in fallo laterale la palla, anche quello con Brozovic ha sbagliato, invece Spalletti ha sbagliato a inferire Brozovic, anche se Brozovic non era in giornata, invece giusto mettere Der, perché bene o male ha fatto bene a mettere Der, perché Icardi in aria era da solo, perché tu metti Perisic e Candreva ti possono mettere 3000 cross, c'è la giornata sì per Icardi che ti fa una tripletta nel derby, ma ci può essere anche la giornata no per Icardi, che sia marcato bene, che sia magari in giornata no, tutti hanno le giornate no, anche Perisic aveva le giornate no, tutti i giocatori hanno le giornate no, ma anche Dybala, anche Higuain hanno le sue giornate no, è questo, vedi, come anche un esempio, non per parlare della Juve, vedi, viene inizio campionato, Higuain non c'era, segnava Dybala adesso un po' spento, segna Higuain, vedi, tutti hanno degli alti e bassi, tutti i giocatori. Andiamo via la sciarpa che fa un caldo, vabbè, mettiamola così. Quello, tutti hanno degli alti e bassi, tutti i giocatori hanno i loro alti e bassi. Poi vabbè, parlando d'altro, che dire, va bene così, prendiamoci sto punto e basta. Quello, giusto far entrare Der. Comunque, un commento sul rinnovo di Eder. Contentissimo per il rinnovo di Eder. Contento che Eder l'hanno rinnovato, perché è un giocatore che può sostituire Icardi, può sostituire Perisic, può sostituire Candreva, può sostituire questi tre giocatori chiave dell'Inter, quindi ci fa più che comodo. Poi ovvio, se vuole un posto da titolare lo capisco, se andava via lo capivo, però invece sono contentissimo perché è rimasto con noi, e veramente per la prossima partita dell'Italia contro la Svezia ho visto molta gente che criticava Eder, che non voleva Eder in nazionale, voleva Balotelli. Sentite ragazzi, andatevene a fare in culo, grande Eder che onora questi colori, e fanculo Balotelli che ha buttato la maglia, che ha questi colori, che ha infangato questi colori. Eder tutta la vita. Volete in nazionale Balotelli al posto di Eder? Vaffanculo! Ciao ragazzi!